un campionato che ci dice fin qui dello strapotere dell'Italservice Pesaro e dell'Acquestapone? Beh sì sì, decisamente sono due squadre che fanno veramente un campionato a parte. Titon, da solo Titon, ancora la conclusione diretta verso la porta avversaria di fare da punto di riferimento, Motta però si è abbassato e quindi alla conclusione è andato Poletto con Gattarelli che va a chiudere dietro sull'avanzata di Sutton. Gattarelli, ottimo lavoro, c'è il fallo nettissimo, è proprio un appoggio, infatti conclusione piuttosto facile in questa però circostanza. Pallone ancora per Petrov può andare alla conclusione sotto misura, levola indietro ancora per Petrov, ottimo il pallone, palla sotto e poi Leo fuori, Petrov che assist. Ora in possesso il Mantova, lo scarico per Leo, palla sul destro, arriva l'assist a Lucas Baroni, la conclusione, il vantaggio del Mantova, un'altra grande azione di rapidità dei padroni di casa, 1-0. Quando ha la palla fra i piedi crea solo ed esclusivamente pericoli. Qua è stato bravissimo a dare la palla a Leo, che è stato altrettanto bravo a vedere sul secondo palo Lucas Baroni. Guarda che bella azione, subito la palla di seconda con i tempi giusti. Poi qui è stato anche sfortunato Di Ponto, perché si aspettava il pallone di ritorno sul secondo palo e aveva fatto un passo alla propria sinistra, la palla gli è rimbalzata sull'anca e è terminata in rete. Altra buona situazione con Petrov, avete visto che destro rapido. Sutton, Titon, risposta buona da parte di Di Ponto, pallone in avanti, non arriva, quindi De Bail, Sutton, ancora De Bail, l'uscita di Di Ponto, possibilità per Gattarelli, palla sul destro, fuori, ma finalmente c'è una sorta di reazione. Seguiamolo in diretta questa conclusione da parte di Gattarelli. Ottimo lavoro di Cutrupi, prova a fermarlo in qualche maniera, ma non ci riesce, questa è un'ottima azione. Questa è un'ottima azione che alla fine porta Jetson all'1-1, ma è un'azione in velocità che ha messo in grave difficoltà, e tu dai il merito tutto a Christopher Cutrupi. Da solo la difesa del Mantova e poi avete visto come si è sviluppata l'azione, guardate Cutrupi, barra e poi a rimorchio Jetson per l'1-1. Riparte Bueno ancora e poi la conclusione da parte di Petrov, ancora vicina il Mantova, una nuova realizzazione. Petrov, De Bail, che sinistro, eh? Sì, veramente un gran bel sinistro, anche se da 16 metri, insomma, per impensierire un portiere come Di Ponto. Motta, pallone in profondità, grande pallone, arriva Gattarelli per il 2-1 del Lido di Ostia. Eccolo il pallone in profondità e guardate la spaccata da parte del numero 4 per il vantaggio del Lido di Ostia. Pallone in avanti, attenzione a Titon, grandissima parata di Di Ponto. Il Lido di Ostia si è fatto preferire a lungo nel corso della prima fazione di gioco, ha rimontato completamente la formazione di Jeff ed ora ci attende un secondo tempo che sarà sicuramente tutto da vivere, perché Mantova non può certo perdere questo confronto diretto in chiave salvezza. Non arriva il pallone a De Bail, Motta, ancora Pasetti, tocco sotto, terzo gol del Lido di Ostia, assist di Motta, eccolo, e poi il tocco sotto di questo ragazzo del 2002, gran gol, vedo i gesti che fai, questo è un gran gol, andiamolo a rivedere ancora, Scavetto, tocco sotto, 3-1, poi ne parleremo, intanto andiamo a seguire questa possibilità per Petrov, è il 2-3 del Mantova che riapre completamente i giochi, con 9 minuti e 55 ancora fino all'epilogo di questo confronto. A rivedere senz'altro non è certo demerito dell'estremo difensore, perché questo non è un pallone di facile lettura, tutt'altro, quindi il 2-3 è firmato Petrov e questo è ancora Petrov, palla sul sinistro, grande risposta di Di Ponto, ottimo lavoro, e qui Bueno d'un soffio non trova il 3-3, mentre dall'altra parte c'è già Barra con Savolainen. Titon, ottimo pallone, ottima imbucata questa per Micheletto, 3-3, l'assist perfetto che andiamo a rivedere per Micheletto, guardate che gol realizza il ragazzo del 99. Laterali Ostia troppo larghi, già prima Titon aveva verticalizzato, aveva trovato già l'uomo sul secondo palo e Di Ponto era stato bravissimo, ora ancora di nuovo verticale forte. Siamo Bueno, bravo ancora Di Ponto, bravo due volte, fa ripartire Lido di Ostia, Poletto, palla sul destro per lui, Poletto, palo del Lido di Ostia, Di Ponto, l'ultima opportunità. Jetson, palla sul destro, Jetson e poi sotto misura Poletto, a un secondo dall'epilogo, il vantaggio del Lido di Ostia.
sotto misura c'è Poletto sull'assist di Jetson per il 4-3 del Lido di Ostia. Questo sport è una cosa allucinante, questo sport è allucinante, la bellezza, la meraviglia di questo sport. Quando ormai pensavamo che la partita potesse finire sul tre pari, ci pensa. È finita, continuano a dire quelli del Lido di Ostia, un secondo da giocare. Metterla giù per l'arrivo di Poletto. Titon, poi... tiro della disperazione del Mantova, finisce 4-3 a favore del Lido di Ostia. I gol nel primo tempo di Lucas Baroni, questa è la grande festa, vedete, del Lido di Ostia, questo il festeggiato, in particolare Poletto, l'autore del 4-3 finale, mentre si è praticamente denudato sul parquet Gianfranco Angelini.